a mangiare ci pensiamo noi, ma a bere questo è per te. 1, 2. Trovati con le produzioni di Alter News Communication, Alter News, quando il sociale fa notizia, Grinzatti, il vostro satellite verde. Oggi ci troviamo per la rubrica In Cucina Veritas a Montesilvano, presso il ristorante Sapò, con il titolare Sandro Pomante che ci ha ospitato, grazie intanto. A voi. La sfida di In Cucina Veritas di questa giornata è fare un intero menù a base di antipastini di pesce. Non sappiamo, sappiamo che è stata raccolta, non sappiamo se è vincente, lo vedremo man mano che andremo a vedere questi piatti. Intanto a te chiediamo questo, di illustrarceli con, non dico dovizi particolari perché vedo che sono tanti e ci auguriamo che siano i 50 previsti nella sfida, ma comunque anche per dare un'idea ai nostri telespettatori su cosa abbiamo di fronte. Da dove vuoi iniziare? Iniziamo dal piatto principe del Mar Adriatico che abbiamo qui di fronte, che è lo scampo, quindi iniziamo subito da uno scampo condito con olio e limone, spaccato, quindi uno scampo fresco. Poi passiamo a un gambero rosa sopra un letto di lime, andiamo a delle seppioline nostrane piccoline chiamate scarpette, fatte con olio, peperoncino e aceto. Peperoncino è fondamentale. Il peperoncino nella cucina marinara è fondamentale. Tu hai fatto l'accenno alla poesia di Vittorio Pomante, quindi al peschereccio, come era chiamato in gergo? Peschereccio il Cotalongo, perché era il soprannome di nostro nonno praticamente, perché lui aveva la coda lunga in quanto aveva sempre la camicia diciamo fuori dai pantaloni. Lavorava. E di conseguenza da lì. Il soprannome qual era? Qual era il soprannome? Il soprannome di mio zio era l'Esquimese invece. Questo è dovuto al fatto che lui ha vissuto per tanti anni, ha lavorato attraverso la ginepesca e quindi stando nei mari del nord, quando tornava lo chiamavano l'Eschimese perché appunto era sempre nei mari del nord a lavorare. Su del gambero rosso di Gallipoli condito con della papaya, qui abbiamo un gambero gobbetto fatto con del melograno, poi andiamo con degli scampi. Questi sono conditi con dello zenzero, praticamente questi sono degli scampi invece fatti all'arancio. E ci spostiamo alla cicala nostra, quindi alla panocchia con del kiwi. Poi abbiamo un gambero rosa con una salsa di pomodoro, pomodoro e basilico e poi viene messo un po' di aneto sopra. Questi sono dei, e qui andiamo, finiamo per quello che riguardano i crostacei, poi andiamo ai frutti di mare, abbiamo un'ostrica fin d'éclair, c'è un fasolare nostrano, qui andiamo negli Stati Uniti direttamente con una clams. Questo qui è un prodotto molto particolare, è proprio, è, diciamo, è quasi una vongola diciamo importante proprio nella sua qualità, è molto difficile anche da trovare. Qui ci sono dei cannolicchi nostrani ancora vivi che si muovono. E infine, sempre per rimanere negli Stati Uniti, abbiamo preparato un astice che viene messo a macerare un'ora prima con una salsa a base di fragola. La fragola ha questa, ha un comportamento sull'astice che va a ammorbidire proprio tutta la polpa. È anche particolare a base di fragola. Sì, è molto particolare ed è molto buono da provare. E come li andiamo a accompagnare? Qui ho visto che c'è intanto dell'olio, allora, e del vino. Su questi crudi li accompagniamo, consigliamo un vino che è il Cuvée 71, un rosato della Cascina del Colle. Continuiamo con un carpaccio di scampi con sopra una grattatina di tartufo scorzone sempre nostrano dell'Abruzzo. Proseguiamo invece lì con una tartare di tonno, che sarebbe questa qui,
condita con dell'erba cipollina, sempre dell'olio extravergine, e andiamo al piatto principe della cucina tradizionale, che è il calamaretto. Quindi classico calamaretto fatto con l'aceto, olio extravergine, cipollina, e poi c'è del peperoncino, perché comunque il peperoncino rimane su determinati piatti fondamentale. Poi da quest'altra parte ci possiamo trasferire e vi presentiamo un po' quelli che sono i nostri antipasti freddi. Allora, qui abbiamo una piccola bruschetta con delle alici nostrane. Queste sono delle cozze condite con limone, prezzemolo e olio extravergine. Questo qui è il gambero gobbetto bollito in insalata. Qui andiamo con degli scampi arrosto conditi con del limone. Questa è un'insalata di moscardino. Qui andiamo su un'insalata di mare. Da quest'altra parte invece abbiamo delle code scampi sgusciate condite con del melone, diciamo un piatto non della tradizione, però molto fresco, visto che siamo in estate e ci siamo permessi di esagerare anche con degli accostamenti particolari che abbiamo visto prima anche sui crudi. Poi abbiamo una seppia arrosto che viene tagliata praticamente a julienne e condita con dei funghi freschi e dell'aceto balsamico. Lì abbiamo del salmone che mariniamo noi con del pepe rosa e del pepe nero. Qui invece abbiamo dei filetti di sgombro su un letto di pomodoro nostrano. Posso dire che è una cucina semplice e leggera, non pesante, non appesantita. Qui è una frittatina fatta con degli asparagi di mare. Poi, abbiamo delle bottiglie di vino? Sì, quelle. Su quelli che sono gli antipasti freddi noi consigliamo il classico dei vini abruzzesi, un Villa Gemma rosato, sempre per rimanere in tema e nello stesso tempo salire un po' anche di gradazione. Da questa parte invece troviamo tutti gli antipasti caldi. Ci siamo dimenticati di presentare due carpacci. Questo è un carpaccio di tonno, sempre crudo, e questo è di pesce spada. La particolarità di questo piatto sono le mandorle triturate che vengono messe sopra, che danno questo accostamento col pesce spada abbastanza notevole. Allora, ancora non sappiamo se questa sfida raccolta è stata vinta o meno, dobbiamo ancora vedere e verificare. Intanto proseguiamo con l'illustrazione dei piatti. Certo, allora continuiamo con quelli che sono gli antipasti caldi. Iniziamo da una polpettina fatta veramente col pesce più povero che l'Adriatico ci può dare, sarebbe la cepola, o meglio il mulo, detto proprio in dialetto pescarese. E viene fritta, viene lavorata giustamente con un po' di uova e un po' di parmigiano e poi viene appunto presentata fritta. Poi abbiamo un filetto, un trancio addirittura di spigola. E qui ci sono sempre con una salsa fatta di pomodoro e basilico. Da questa parte invece abbiamo degli scampi che vengono grigliati con a fianco un pachino. Qui ci sono dei gamberi rossi che sono praticamente stati passati al forno con attorno una fettina di pancetta. Dietetici, sì, vabbè, quelli c'è proprio il contrasto, c'è passato vicino, la pancetta abbastanza sala dello scampo dolce. Qui torniamo sui piatti della tradizione. Questo è il classico coccetto con alici, aglio olio, fuffellone e peperoncino. Andiamo alle seppioline fatte con i piselli. Queste sono le trigliette. Qui è un pasticcio fatto con delle panocchie sgusciate, quindi dei filetti di panocchie rifatti praticamente in padella con dei pachini del vino bianco e un po' di peperoncino. Queste sono le sogliolette all'acqua pazza nostrane, quindi le vedete piccole perché vengono proprio dal mare Adriatico. Qui abbiamo del tonno e del pesce spada che vengono grigliati direttamente. Questi qua sono dei moscardini in pignata, fatti quindi vino bianco, cipolla e fuffellone, nient'altro. Cece e cozze non può mancare, perché l'accostamento comunque con i legumi c'è sempre, ci deve essere sempre in quella che è la tradizione. Il classico sauté di cozze che viene presentato normalmente un po' in tutti i locali. Questo qui è un frittino, praticamente qui noi non facciamo altro che
quando possiamo prendere del pesce, della papalina, in tempi giustamente di papalina, prendiamo, abbattiamo e dopo ogni qualvolta li tiriamo fuori per fare questo frittino fatto di papalina e zucchine. Questo è il cannello nostrano gratinato, filetti di mazzolino, meglio conosciuti in italiano come gallinella, con dei funghi e una grattatina di limone, lo scampo bollito, che è sicuramente praticamente il top, fino ad arrivare allo scampone al rosmarino e lo scampo al cognac, e infine il gambero rosa fatto sempre con del rosmarino, bollito e condito con dello rosmarino e con dell'olio al limone. E anche qui abbiamo dei vini in cui possiamo abbinare. Sui caldi vogliamo salire sempre più di, diciamo, anche perché con i piatti della tradizione avremmo potuto anche sposarci un vino rosso, però abbiamo pensato al Marina Svetic Trebbiano, che ha dei passaggi in barrique e quindi è un vino che si presta molto sui piatti, diciamo, abbastanza forti, dove c'è presenza appunto di pomodoro, dove c'è presenza del fuffellone, che sarebbe questo peperone dolce che le nostre nonne, o comunque se andate nel Borgo Marinaro in questo periodo specialmente, li troverete fuori dai balconi a essiccare, perché è proprio un elemento fondamentale della cucina marinara. Facciamo così, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra qualche minuto a voi, intanto noi provvediamo a contarli e vedremo se la sfida raccolta è stata anche vinta. Possiamo dire che la sfida non è stata solo raccolta, ma è stata anche vinta, con qualche punto in più, perché ne abbiamo contati 52. Complimenti, Sandro. I complimenti li vorrei fare anche a Giovanni, che è un mio valido collaboratore e che mi ha dato una mano in questo, perché da solo sarebbe stato per me impossibile preparare 52 antipasti. Quindi, Giovanni, una sfida difficile che avete vinto, però. Sì. L'aiuto di Sandro che mi ha dato questa possibilità. Vabbè, diciamo che fate una bella squadra. Vabbè, considerando anche che anche l'aiuto poi familiare delle tue figlie. Sì, diciamo, noi in cucina abbiamo la nostra Alessandra, che si occupa di quelli che sono tutti i primi e del forno, oltre che della preparazione insieme a Giovanni e altri collaboratori. In sala invece c'è Ilaria, che mi coadiuva molto in sala con i vini e tutto quello che riguarda un po' la parte esterna al ristorante. We'll be right back.